L'ottava edizione della Fiera dei Beni Comuni, appuntamento su volontariato, terzo settore e solidarietà in Italia, si svolgerà oggi e domani nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Si affrontano anche i temi della sussidiarietà, della sostenibilità, della finanza etica e dell'economia solidale, fra stand espositivi ed altre iniziative, come il laboratorio Beni Comuni, una tavola rotonda per mettere a confronto i sindaci. Beni Comuni è vero, oramai è diventato, entra nel lessico di tutti, però c'è chi ne parla a proposito e c'è chi invece utilizza questo termine per indicare qualsiasi cosa. Forse l'argomento più importante, il modo più importante in cui l'amministrazione ha inteso i beni comuni, vale a dire la riappropriazione da parte delle collettività, a partire da dalla parte iniziale della Costituzione che sancisce tutto questo, e dunque il superamento del concetto di proprietà per l'appartenenza alle collettività. Due giornate promosse dal Centro Servizi Volontariato di Napoli per riflettere sul rispetto dei beni comuni e sulla fattibilità di una loro gestione condivisa, per ripensare in modo critico gli stili di vita e diffondere buone prassi sensibilizzando all'adozione di comportamenti consapevoli. Il tema è attualissimo, per noi vitale, condividiamo questa filosofia di approccio al progresso, allo sviluppo e alla crescita tutta fondata sui beni comuni. Anche come amministrazione in questi anni abbiamo dato concretezza al concetto di bene comune, che tutti lo considerano rilevante, però una cosa è l'affermazione di principio, altra cosa è cominciare a costruire un percorso giuridico e amministrativo che passi attraverso i beni comuni. Noi l'abbiamo fatto con numerose delibere, con numerosi atti amministrativi, a cominciare dall'acqua pubblica, unica città d'Italia a aver rispettato il referendum, ma la riqualificazione dei beni degradati grazie alla partecipazione dei cittadini e alla valorizzazione di tutti quei beni che non appartengono, a nostro avviso, né al pubblico né al privato, ma a tutta la collettività. Quindi ben vengano queste iniziative, perché bisogna far crescere e consolidare la coscienza civile e civica su questi temi e attivare una cittadinanza attiva, vera ed efficace. Il terzo settore in questo è assolutamente protagonista.